È un onore ma anche un enorme piacere fare questo allegato, questo supplemento al mensile, perché queste terre, oltre diciamo, ad avere il fascino del brand e quindi del marchio, per cui terre barocche, in realtà hanno anche tanta sostanza, che è poi quello che insieme al brand territoriale fa veramente la differenza. Turismo esperienziale è sempre più una tendenza, è sempre una cosa in crescita, ormai da almeno una decina d'anni cresce continuamente, nonostante anche la pandemia. Per esempio, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo ha già calcolato che sono aumentate del 4-6% le tendenze a visitare cantine, a fare attività degustative, e quindi diciamo questa zona ha tutte le carte in regola per potersi candidare ad essere una vera destinazione turistica importante sul fronte delle esperienze, tanto più che è una zona che non si presta molto al turismo di massa e quindi è veramente il luogo ideale per un turismo costruito sulla esperienza individuale del turista, che è sempre meno turista, sempre più viaggiatore e sempre più anche cittadino del luogo dove si ferma e dove decide di fare la conoscenza del territorio. Diciamo che è un territorio completo da tutti i punti di vista, e questo speciale è stata l'occasione per mettere a sistema, diciamo, per dare una cornice organica, diciamo così, a tutti i viaggi che negli anni mi è capitato di fare da queste parti. Ho avuto la possibilità di essere in questo territorio spesso, io sono siciliana però vivo dall'altra parte della regione, ed è stato veramente molto bello riuscire a dare questa cornice organica per far capire che chi viene qui trova tutto, al di là delle bellezze, diciamo, televisive, no? Che sono quelle che hanno permesso a questa zona di avere una maggior fama. Tutta questa valle, tutti questi comuni meritano di essere conosciuti per le bellezze storiche, per le bellezze naturalistiche, ma anche e soprattutto, permettetemi, perché diciamo è il mio ambito d'azione, per quelle enogastronomiche, perché è un territorio ricchissimo dove si può trovare davvero di tutto. È stato bellissimo vedere questa rivista col bollino viola, appunto Enjoy Terra Barocca, itinerario ragusano, perché parliamo di territorio e una promozione nella migliore maniera del territorio ragusano, del buon cibo oltre all'arte, perché riusciamo ad attrarre i visitatori prendendoli anche per la gola.